Gli errori da evitare con le congiunzioni. La congiunzione è una parte invariabile del discorso che serve a unire due o più parole all'interno di una frase oppure due o più frasi in un periodo, stabilendo tra esse relazioni di diverso livello. Sia le congiunzioni coordinanti che quelle subordinanti possono essere di svariate tipologie, a seconda della funzione logica che svolgono all'interno del discorso. Alcune congiunzioni sono formate da due o più parole e sono dette locuzioni congiuntive. Attenzione a non confondere la grafia separata di espressioni come per cui o in quanto con la grafia unita di congiunzioni come pertanto, finché oppure bensì. Per cosicché, nonostante e casomai, invece, esistono entrambe le forme. Qualche ulteriore puntualizzazione sull'ortografia. Nella congiunzione causale o finale perché, l'accento è acuto, così come nella congiunzione negativa né, da non scambiare con né pronome avverbio, senza accento. La copulativa positiva e la dubitativa se si scrivono invece senza accento, per non rischiare equivoci con la terza persona del verbo essere e con il pronome se. La disgiuntiva o non vuole alcuna H, altrimenti è la prima persona del verbo avere. L'aggiunta della cosiddetta di eufonica alle congiunzioni che iniziano per vocale è poi opinabile. Alcuni linguisti propongono di limitarla ai casi di incontro di vocali uguali, ma l'uso dopo la congiunzione o è comunque sconsigliato. Per quanto riguarda la punteggiatura, è preferibile non mettere la virgola davanti a né, o, oppure quando usati in un'elencazione, così come davanti all'ultima congiunzione di una correlazione o di un elenco. Sfatiamo inoltre alcuni miti linguistici particolarmente diffusi. Innanzitutto, non è vero che iniziare una frase con una congiunzione è un errore grave. Anzi, in alcuni casi può essere una scelta espressiva efficace per creare attesa prima di presentare un evento, oppure per imprimere al periodo un cambio di direzione rapido e deciso. Un vero e proprio anatema inoltre riguarda l'espressione «ma però». Se certamente in contesti formali l'accostamento delle due congiunzioni avversative è da evitare, nel parlato e nello scritto informale è un rafforzativo di uso comune.